E vediamo una tematica molto molto importante, che riguarda cinque modi per causare l'ossessione psicologica in un uomo. Gioca con i rinforzi. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ovviamente metti un like al video e se vuoi puoi abbonarti al canale. Abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati vicino a tasto iscriviti, oppure puoi anche fare una donazione al canale andando sotto il video, clicca sull'apposito pulsantino e fai una piccola donazione, anche solo di un caffè, che è sempre ben accetta. E veniamo al tema. Cinque modi per causare l'ossessione psicologica in un uomo. Gioca con i rinforzi. Allora, se vuoi far innamorare, se vuoi prendere fortemente un uomo dall'inizio, e quando dico fargli perdere la testa, dico fargli perdere la testa, farlo pensare sempre a te, diventare la sua ossessione, il suo oggetto di desiderio. E quindi, perché serve questo? Beh, perché in questo modo tu acquisirai quello che viene chiamato potenziale di seduzione, cioè potenziale di coinvolgimento. Lui sarà disposto a fare delle cose per te e facendo delle cose per te, investendo energia, tempo, denaro, attenzioni su di te, si coinvolgerà ancora di più in una situazione ancora più matura, se vogliamo, e questo gli consentirà di prendersi poi degli impegni, perché un amore che sia completo, certo, ha bisogno della passione, ha bisogno dell'intimità, dell'intimità emotiva, intento, ma anche dell'impegno, perché altrimenti, come dire, se tu, sempre che tu lo voglia, ovviamente, poi una volta che hai il potenziale puoi gestirlo e pilotarlo come vuoi. Però spesso gli uomini tendono ad essere un po' refrattari, diciamo, ad assumersi degli impegni da un certo punto di vista. Quindi devi giocare con queste strategie. Allora, quali sono? Ovviamente questi modi sono tutti correlati, non è che fai una cosa o l'altra o l'altra, è tutta una sequenza. Beh, in senso generale, diciamo, devi presentarti come appetibile per lui. Quindi, quando incontri, quando conosci un uomo, l'ho detto in tanti video, ma non mi stancherò mai di ripeterlo, sia che sia sui social, sia che sia direttamente, devi essere un'esca e un amo, cioè devi attrarlo, e gli uomini sono gli uomini, intendo quelli, diciamo, maschi alfa, eccetera, sono attratti dalla femminilità in una donna, e che però si può manifestare in due modalità: stile puttanone da corsa, stile donna raffinata. Ecco, lo stile puttanone da corsa, minigonnata, zebrata, leopardata, con le zinne di fuori, insomma, un po' volgarotta, eccessivamente, diciamo, esibendo eccessivamente, va bene come attrazione, ma va male dal punto di vista del meccanismo di squalifica che innescherà nell'uomo. Quindi questo devi evitarlo. Quindi la versione femminile è raffinata. Se non lo sei, diventalo. Quindi ho fatto tantissimi video da questo punto di vista, vattene a vedere tutti e diventalo, altrimenti no, rompere i maroni! E si può imparare, come tutte le cose si imparano. Il modo di camminare, la gestualità, un po' materno, un po' accudente, il timbro di voce, variare, saper variare la tonalità della voce per adeguarti, per diciamo essere, come dire, stimolare emotività, il profumo, giocare con i sensi, con i quattro canali della comunicazione non verbale, la prosemica, la cinesica, la paralinguistica e il contatto fisico, se ovviamente c'è un contatto diretto, invece è soltanto prevalentemente visivo se la conoscenza è attraverso i social. Quindi deve avere una pagina social che sia decente, che ti rappresenti come una donna femminile, di classe, raffinata e anche di successo, che perché non guasta? Che non vuol dire di successo stile, diciamo, come dire, Angela Merkel, no? Nulla contro di lei, però rappresentava un po' la uomo, quindi può anche andare bene, meglio quella del minotone da corsa, intendo, però diciamo devi essere raffinata femminile. Successo non vuol dire che devi diventare una capitana d'industria, ma una donna indipendente col suo
stile, insomma, ecco, questo senza che non manifesta subito i problemi. Ah, io ho questo problema, quell'altro, mio ex marito, i figli che si drogano, il mutuo da pagare, eccetera, eccetera. No, questo se ce l'hai, nasconditi, perché dire, li metterai in fuga dall'inizio. Quindi devi stimolare, e questo è fondamentale, perché sennò non si innesca il meccanismo. Insomma, questa è la scintilla, il catalizzatore che deve far partire il tutto. Se non c'è questo, non parte. Dopodiché, tu capirai che questa persona, diciamo, sarà attratta da te quando ti invita, perché se non ti invita, fuori dai maroni! Non stare a perdere tempo con quelli che online ti mandano 150.000 messaggi e non ti invitano mai! Lasciali perdere, perché c'erano cazzi altri, hanno altre situazioni, quindi quelli devi lasciarli perdere subito. E anche una cosa importante è saper valutare subito, scegliere la lana dalla seta, e la lana buttala nel cesso. Quindi il tuo coinvolgimento, tu devi essere un pitbull, non devi essere mentalmente, devi essere ipercentrata. Devi essere mentalmente ipercentrata se vuoi ottenere dei risultati, supercentrata, super focalizzata, altrimenti non ottieni niente. Quindi questa è la cosa fondamentale. E poi, una volta che hai fatto questo, lui ti inviterà. Ecco, prima cosa fondamentale, non devi accettare il suo primo invito. Non devi accettare il suo primo invito. E questa è una regola, anche se ti piace, no. Ma non è che dici no, non uscirò mai con te, perché per poter desiderare un uomo deve avere la speranza per incrementare il desiderio. Devi dire no, guarda, sì, mi piacerebbe, ma sai, in questo momento o per quella sera lì ho già un invito a cena, mi ha invitato questo, quello, sai, devo andare e gli spari il mega super ristorante, mi hanno invitato qui, in modo tale da dargli già un target, come dire, e tu non sei una che va da Ciccio Giro Pizza 5 euro o da Gigino il Bibitaro o dal Kebabaro, e quindi gli dice no, guarda, non ti invito già a cena, quella sera devo andare al ristorante top, dice un ristorante sopra la tua città, non so che cazzo è un ristorante, quindi gli dai già un target, quindi lui sa già che se vuole invitarti non ti può invitare da Ciccio Giro Pizza o dal Kebab da Sporto o direttamente al parcheggio del cimitero, inventandoti degli amici, un tuo amico, un tuo collega, che cazzo vuoi, insomma, però dice no, però dai, fatti risentire, dai, quando hai qualche idea, qualche cosa, fatti risentire, insomma, ecco, questo è quello che devi fare, insomma, quindi la prima volta no, e devi attendere la seconda volta che deve invitarti a uscire, e quindi vedi già dove ti invita. Se ti invita da Ciccio Giro Pizza, dice no, guarda, sai, questi posti qua, non per dire, ma non è che mi piacciono molto, ma non ti preoccupare, troverai qualcuno e te lo togli dai coglioni subito. Se ti invita in un luogo di livello, allora puoi anche andare, devi stimolare, e lì devi farlo parlare tanto, perché più parla e crea la connessione emotiva. La domanda fondamentale è, raccontami una cosa bella, una cosa brutta che ti è capitata nella tua infanzia, eccetera, in modo tale che inizia già a somministrare le emozioni. Devi capire da quali, come dire, emotività, quali sono i serbatoi di emotività che lo prendono, studiandoti il linguaggio non verbale, vedendo i miei video, e capire se è stimolato dall'abbandono, dal rifiuto, dalla disistima, dai sensi di colpa, dal timore del giudizio, dal timore di essere comparato in modo fallimentare a qualcun altro, dal sentirsi inadeguato. Insomma, quali sono questi serbatoi di energia? E dove ti dà segnale di gradimento, sai che c'è un serbatoio che quindi puoi utilizzare. Ad esempio, metti sempre un po' di antagonisti, questo è qualcosa di fondamentale. E poi devi giocare con i rinforzi. Giocare con i rinforzi cosa vuol dire? Vuol dire che quando lui fa qualcosa che ti va bene, gli dai un contentino. Ah, certo che tu sei un po' più interessante, così, eccetera, eccetera. Insomma, accetti un po' di flirt, anche durante le prime, quando, se lui ci prova, ovviamente ci proverà, tu devi arrivare a portarlo all'eccitazione, ma senza produrli, come dire, senza farlo, come dire, venire, come si può dire, ecco, mai, quello no, anche, però stimolarlo molto. E spingerlo ad investire, scappare ogni tanto, essere imprevedibile, utilizzare il rinforzo intermittente, ogni tanto esserci, ogni tanto no, quindi giocare con i rinforzi. I rinforzi devono essere imprevedibili, intermittenti, e
l'assenza della tua presenza deve essere la penalizzazione. Ecco, in questo modo gli causerai l'ossessione, sarà ossessionato da te. A questo punto dovrà fare dei passi concreti, passi reali, concreti per essere attivo nei tuoi confronti, per dimostrare qualcosa. E se farà dei passi concreti, allora si innamorerà ancora di più, perché va la legge che più energia mette nei tuoi confronti, più si coinvolge. Segui queste indicazioni, in questo modo gli causerai l'ossessione psicologica e lo farai innamorare follemente di te. Sarà ossessionato da te, desidererà solo te. Bene, metti un like, condividi questo video con i tuoi amici, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok, e fai una donazione al canale! Se ti piace il video, sotto il video, clicchi lì e fai la donazione, oppure ti abboni, vai nella home page, tastina abbonati, vicino al tastino iscriviti, e selezioni l'abbonamento che preferisci. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao a tutti, al prossimo video, al prossimo...